all'altezza di chi sta, ritorna sull'asse delle ascisse. Poi questa curva va al di sopra, torna giù e per tempo T doppio star va a toccare di nuovo l'asse delle ascisse e poi si rialza per poi a 365 tornare qui. Ecco, questi due segmenti verticali piccolini ne ho fatti due basta per darvi l'idea di ciò che succede. Ecco, questo è il diagramma che Ripple ha disegnato. Allora, questo non sarà W di T, ma sarà W di T meno, chiamiamolo WC di T. C costante, l'ho inserito per identificare una portata in uscita costante. Che se volete lo potete anche scrivere in questo modo. Uguale a W di T meno Q per T, dove Q non dipende dal tempo perché è costante. Bene, allora a questo punto qual è il volume di un vaso necessario? Beh, andiamo per, facciamo un altro piccolo passo e concentriamo la nostra attenzione sulla parte di grafico le cui ascisse sono comprese tra 0 e T star. Allora, che cosa indica questa parte di grafico? Indica innanzitutto che il volume che esce dal serbatoio è maggiore, il volume accumulato in uscita è maggiore rispetto al volume accumulato in entrata fino al tempo T star, cioè fino al tempo T star dal serbatoio è uscita più acqua di quanta non ne sia entrata. Allora, attenzione, questo che cosa significa? Significa che è necessario partire per gestire questo serbatoio secondo questo diagramma con un invaso iniziale diverso da zero. Quindi è necessario partire con un invaso iniziale diverso da 0, cioè positivo, perché l'invaso può essere soltanto maggiore o uguale di 0. Occorre partire con un invaso iniziale diverso da 0, perché sennò non riuscite ad assicurare che la portata in uscita è costante, perché il volume in uscita, ripeto, è maggiore di quello in ingresso fino al tempo T star. Quindi questa è la prima considerazione che emerge da questo grafico immediatamente. Ecco, in secondo luogo, a questo punto, uno sorge necessario a voi questa domanda: quanto deve valere questo volume iniziale? Allora, ricordatevi che questo diagramma di Ripple che io ho disegnato vi indica la differenza tra il volume accumulato in uscita e il volume accumulato in ingresso, la differenza. Allora, il valore massimo di questa differenza rappresenta proprio il massimo deficit tra la portata in uscita e quella in ingresso. Ripeto, il valore massimo della differenza tra volume in uscita e volume in ingresso, che cosa vi rappresenta? Il massimo deficit tra le due. Identifichiamo questo massimo deficit. Chiamiamolo W1. Cioè, identifichiamo questa massima differenza tra il volume accumulato in ingresso e il volume accumulato in uscita. Cioè, identifichiamo la massima in valore assoluto ordinata di questo grafico tra 0 e T star. Ecco, quello è proprio il volume iniziale di cui io ho bisogno. Pensateci un secondo.
avete bisogno di quel volume lì. Bene, invece a T-Star siete molto tranquilli, perché a T-Star siete esattamente nelle condizioni in cui siete partiti, il volume in ingresso è uguale al volume in uscita. Quindi significa che se voi siete partiti con un volume W1, all'istante T-Star nel serbatoio avete proprio il volume W1. Bene. Dopodiché, come vedete, il volume in ingresso cumulato supera il volume in uscita, il serbatoio sta invasando. Quindi a partire da T-Star, che ve lo ripeto, voi avete un volume di invaso proprio uguale a W1, facciamo una cosa, questo W1 fatemelo chiamare W0, scusate, che magari è più chiaro da capire, perché W0 sta per volume iniziale, no? Allora, a partire da T-Star, che avete un volume di invaso proprio uguale a W0, il serbatoio comincia ad accumulare. E quanto accumula? Qual è il volume massimo che accumula il serbatoio? Beh, allora, a questo punto andiamo a guardare tutto la rimanente parte di diagramma da T-Star a 365 e prendiamo il massimo al di sopra dell'asse di quel diagramma e ad esempio lo metteremo qui e questo lo chiamiamo W1 questa volta. Che cosa vi rappresenta il massimo al di sopra dell'asse di questo diagramma? Il massimo volume invasato dal serbatoio al di sopra di W1. Lei è chiaro? Non ho capito. Boh. Allora ho detto, adesso noi guardiamo da T-Star in avanti, a T-Star è importante che ci mettiamo bene in testa che il volume nel serbatoio è pari a W1. Bene, il serbatoio comincia a invasare. In questo caso specifico cosa fa? Prima invasa, poi svasa, poi raggiunge a T-Star ancora le condizioni W1 e poi ricomincia a invasare di nuovo. W0, sì. E poi ricomincia a invasare di nuovo. Allora, noi la domanda che noi ci poniamo a questo punto è di quanto sale oltre W0 il volume invasato nel serbatoio il massimo positivo di questo diagramma a fine anno. E allora l'ultima domanda che vi pongo è qual è il volume di invaso necessario per assicurare questa regolazione? Beh, sarà W0 più W1. Ecco trovata la risposta alla nostra domanda con un criterio grafico estremamente semplice. Dopodiché immaginatevi a questo punto che vi porto in un altro anno di dati. Ripeto, immaginatevi a questo punto che vi porto in un altro anno di dati. Dico, toh, qui c'è un altro anno di dati. E allora uno dice, beh, aspetta un attimo che prolungo questo asse. Delle ascisse. E quindi arrivo a 730. Bene, e adesso io lo disegno a caso, no? Facciamo i conti che succeda una cosa di questo genere. Boh, a questo punto se vi trovate con un diagramma così, uno dice, oh, se voglio rilasciare una portata costante non mi basta più W0 più W1. Perché non mi bastano più? Perché io devo sempre prendere il massimo che sta al di sotto dell'asse più il massimo che sta al di sopra. Quindi aspettate un attimo, qua c'è un altro massimo negativo. Quindi prendiamo, chiamiamo questo W2 e poi qua c'è un altro massimo positivo, chiamiamolo W3. Allora, quanto vale il volume di invaso che mi permette di rilasciare una portata costante per questi due anni? Vale W' uguale W2 più W3. Allora vi rendete conto che al termine del secondo anno dovete aumentare il volume di invaso. Oppure può tranquillamente succedere che il secondo anno vi dia un massimo positivo e un massimo negativo di questo diagramma che sono inferiori rispetto ai corrispondenti del primo anno. Allora dite, ok, bene, anche per il secondo anno filo liscio.
e poi arriva il terzo anno e così via, e vedete che questo grafico è più pratico, dopo avvolgete in un rotolino il grafico, è più pratico da gestire rispetto a questo. Però attenzione, non è il risultato è lo medesimo, perché voi W0 e W1 li potete visualizzare anche qui, sono esattamente questi. W0 W1 sono gli stessi, con la distanza misurata in verticale, perché ecco, una cosa che non mi dovete dire all'esame è che quel grafico si ottiene ribaltando questo sull'asse delle ordinate, non delle ascisse, non è mica così, cioè, ragionate un attimo su questi due grafici. Non è che se voi adesso prendete questa figura, poi dopo semplicemente prendete il foglio e lo girate fino a portare questo qua orizzontale, ottenete la fotocopia di quel grafico là, non è mica così, fate la prova e poi vedete che non succede. Quindi siccome a volte mi capita che qualcuno mi ha detto ah, ma questo altro non è quello che è un ribaltamento di questo, ma i due grafici sono identici, no, non è mica vero. E per capirlo, per darvi aiuto a capirlo, pensate che le distanze sono sempre misurate in verticale, quindi W0 è misurato in verticale. Che cosa succede se io prendo questo grafico e lo ribalto? Succede che vado a misurare W0 non più in verticale, ma quindi c'è qualcosa che non va. La forma del grafico cambia, non è soltanto una questione di inclinazione. Nel momento in cui passate dall'uno all'altro c'è anche una distorsione del grafico. Però certamente i due grafici sono duali, vi possono permettere entrambi di risolvere il problema. Ecco, a questo punto vi sottolineo che vi ricordate che vi ho parlato della variabilità a lungo termine, dell'effetto di Hurst, e vi ho detto che gli ingegneri che per primi hanno fatto questi conti si sono accorti che man mano che aggiungevano degli anni la capacità di invaso aumentava sempre, mentre invece uno si aspetterebbe che, porca miseria, se io aggiungo un terzo anno più un quarto più un quinto più un sesto più un settimo, insomma dopo 100 anni arriva un valore della capacità di invaso che non dovrebbe più crescere. E invece si sono accorti i primi ingegneri che aggiungevano anni e cresceva sempre, sempre, sempre. Allora questo è stata una delle prime ragioni che ha indotto gli ingegneri a comprendere che il clima ha una variabilità complessa e ha una memoria che può andare ben oltre un numero ristretto di anni. Ed è molto interessante, no? È molto interessante proprio figurarsi che è intuitivo. Se voi provate a fare questo esercizio, no? Provate a generare delle portate in R, anche senza correlazione. Oddio, senza correlazione diventa un po' un problema, perché ci vorrebbe una componente stagionale almeno per riuscire a trarre dei grafici significativi. Però se voi provate a generare delle portate in R e fate questo esperimento, quindi capacità di invaso per il primo anno, poi il primo più il secondo più il terzo più il quarto, vedrete che dopo 20-30 anni la capacità di invaso non vi cresce più. Invece uno va a prendere le portate osservate naturali e questa cresce sempre. E allora da lì ci si è posto il problema di dire c'è qualcosa che noi non riusciamo a capire nelle sequenze climatiche, che tuttora non riusciamo a capire. E questo ci frega perché ci porta delle volte a concludere che climate change invece in realtà non è climate change, è qualcosa di un po' più complesso, o meglio di diverso, perché anche climate change in quanto complessità non scherza. Molto bene, allora a questo punto noi abbiamo risolto il problema, immaginiamo di avere abbastanza dati, noi riusciamo a calcolare la capacità di invaso, perfetto. E che cosa succede se questa capacità di invaso non è possibile? Cioè se è troppo grande, la valle non può contenere tutta quell'acqua. Beh, succede che non potremo rilasciare una portata costante in uscita, uguale alla media delle portate in ingresso. Ripeto, che cosa succede se voi quella capacità di invaso non riuscite a garantirla? Cioè, che cosa succede se qua fate un invaso che è più piccolo di W' e poi fate girare di nuovo un modello di simulazione per riprodurre questi due anni? Ripeto, succede molto semplicemente che voi non riuscite a rilasciare una portata costante pari alla media delle portate in ingresso.
E allora avete due soluzioni, se volete, anzi tre. La prima soluzione la vediamo tra 5 minuti, è rilasciate una portata non costante. Un'altra soluzione è rilasciare una portata costante inferiore alla media delle portate d'ingresso. Una terza soluzione è rilasciare la portata desiderata e accettare il fatto che in alcuni periodi l'invaso è vuoto e quindi non avete acqua a valle. Bene, queste sono tre soluzioni possibili, poi vedremo tra poco come si può decidere tra le diverse soluzioni. Ecco, noi però adesso facciamo l'assunzione di decidere, di voler decidere per rilasciare una portata non costante. Però poniamoci questi vincoli. Allora, la portata non costante io la voglio sempre diversa da zero, voglio sempre dell'acqua a valle. Voglio rilasciare tutta l'acqua in ingresso, quindi non voglio sprecare volumi. E voglio fare il minimo numero di variazioni possibile al valore di portata costante a valle. Poi ripeto queste tre condizioni. Allora, quali sono le tre condizioni? Primo, non voglio giorni a portata nulla. Due, voglio usare tutta l'acqua in ingresso. Questo che cosa significa? Che a fine periodo non mi deve avanzare niente dentro l'invaso. 3. Voglio fare il minimo numero di variazioni di portata possibili. Ecco, queste tre assunzioni sono ragionevoli, lo erano per gli ingegneri di allora, perché questi dicevano, vabbè, io la portata a valle costante non te la posso dare, allora che cosa posso fare? Se l'obiettivo è quello, cioè l'obiettivo è quello di rilasciare a valle una portata costante, non lo posso fare. Qual è l'obiettivo successivo? Massimo che posso raggiungere, quello di rilasciare sempre a valle una portata costante, però, o meglio, variabile, ma con il numero minimo di variazioni possibile, sempre sfruttando tutta l'acqua, no? Cioè uno dice, ok, costante non riesco a rilasciarla, la rilascio variabile, per forza di cose, però voglio il minimo numero di variazioni possibile e voglio utilizzare tutta l'acqua. E non voglio mai lasciare il fiume in secca, è ragionevole. Allora, questa soluzione è una soluzione classicissima, che è molto facile trovare su un grafico tipo questo. Allora, una volta determinata la portata, la capacità di invaso, che possiamo indicare con W star, mettiamola così, tracciamo su questo grafico, si può fare anche sull'altro, io sono più abituato a farlo su questo e quindi perdonatemi, lo faccio su questo. Tracciamo su questo grafico una curva traslata rispetto a quella dei volumi in ingresso della quantità W star. Cioè guardiamo la curva dei volumi in ingresso, quella bianca, continua, la trasliamo verso l'alto di una quantità pari a W star. Allora ci salta fuori, aspettate che guardo se sì, ce l'ho. Gesso di colore diverso, ci salta fuori una curva fatta in questo modo.
questo punto abbiamo identificato la regione di spazio compresa tra le due curve e dobbiamo visualizzare all'istante t uguale a 0 il volume iniziale. Immaginiamo che questo volume iniziale sia, lo chiamiamo W'0, che è diverso da W0, perché W0, cioè questo potrebbe essere inferiore. Siccome abbiamo il problema che non riusciamo a garantire in uscita la portata identificata dalla curva arancione, è W0' che è il volume reale che io ho all'inizio della gestione dell'invaso, può essere inferiore rispetto a W0. Io lo indico in questo modo, e poiché la gestione dell'invaso deve essere sostenibile, lo stesso volume lo devo riportare qui in fondo.